familiari mi dicevano «sei grassa», alla mia amica la chiamavano «la bassa», al riccio di turno gli gridavano «pagliaccio!». L'inadatto era lì e pensava «ma io qui, che cavolo ci faccio?». Alle medie dicevano «non sei fidanzata», alle superiori se la davi «eri andata». Chi aveva l'apparecchio non apriva bocca e chi aveva i brufoli «oddio, guai a chi li tocca!». Ma perché non ti piaci? Perché non ti piaci? Perché non pensi a te, pensi troppo ai tuoi seguaci. Perché non ti piaci? Perché non ti piaci? Nella foto che hai messo non sembri te, ma basta che prendi e mi piaci. Hai il fondoschiena grosso, te lo dicono da anni a più non posso. Metti tutte le maglie larghe e di più che coprono tutte le gambe come sai fare tu. Ti dicono da sempre che sei piatta. Beh, metti una felpa larga ed è fatta, ma quando torni a casa in camera ti chiudi e non riesci a vederti come gli altri si vedono. Credi. Ma al prossimo che offende i tuoi difetti, rispondi con sorriso: tutti siamo imperfetti, soprattutto chi invece di pensare a sé, critica ciò che fa parte di te. Perché non ti piaci? Perché non ti piaci? Perché non pensi a te, pensi troppo ai tuoi seguaci? Perché non ti piaci? Perché non ti piaci? Nella foto che hai messo non sembri te, ma basta che prendi e mi piaci. Al prossimo che offende i tuoi difetti, rispondi con il sorriso: tutti siamo imperfetti, soprattutto chi invece di pensare a sé, critica ciò che fa parte di te.